Voglio ringraziare la dottoressa Martina Galbiati e Valentina Casali per l'invito e poi voglio salutare i miei colleghi delle banche di credito cooperativo presenti in aula e vorrei parlarvi della nostra esperienza, insomma, di quello che stiamo facendo e delle trattative sindacali che stanno portando all'implementazione di questo progetto di welfare aziendale. La tematica del welfare nelle banche di credito cooperativo è una tematica abbastanza vecchia, basti pensare che tra gli strumenti più importanti il credito cooperativo ha già una cassa mutua nazionale, una long term care per i casi di non autosufficienza dei colleghi, il fondo pensione nazionale, i mutui agevolati per l'acquisto della prima casa, ma oggi però vorrei parlare dell'ultimo lavoro che stiamo facendo insieme ai nostri sindacati per istituire il sistema di welfare che va sotto il nome di piano sociale. Allora, tale sistema risale ad un'intesa del 2009, quindi anche un po' datata, che pian piano ha cercato di prendere forma. Con gli accordi del 2009 le parti contraenti decidevano genericamente di destinare degli importi esigui alla causa del welfare. Seguivano tuttavia, come sapete, dal 2009 siamo in piena crisi che poi ha toccato anche il mondo bancario, seguivano dei periodi, diciamo, di contrazione della redditività delle banche che rallentavano le aspirazioni delle parti e le tempistiche di attuazione. In questi anni, nonostante questo, si è comunque continuato a lavorare nella ricerca di idonee soluzioni che rispondessero da un lato agli impegni sindacali e alla necessità di creare un maggior coinvolgimento dei colleghi all'attività aziendale, necessario anche per questo, poi lo riprenderò dopo, al fine, insomma, di superare il momento di impasse e di difficoltà in cui tutto il sistema bancario attualmente è, ma dall'altro anche di tenere comunque in considerazione quella che è la contrazione di redditività del sistema che stiamo vivendo. Nasce così il piano sociale e io un attimo adesso ve lo illustro brevemente. In base a tale soluzione, i dipendenti delle banche di credito cooperativo dell'Emilia-Romagna avranno la possibilità di finanziare, attingendo da un apposito conto sociale individuale, le spese per diverse attività, asili nido dei figli, le spese scolastiche, i master, i campus estivi, le colonie climatiche di cui parlava anche il professor Zamagni questa mattina, e gli studi all'estero per i propri familiari. In più potranno decidere di alimentare ulteriormente la propria pensione integrativa. I beneficiari potranno utilizzare il credito welfare per il rimborso delle predette spese in favore di alcuni soggetti del nucleo familiare, sia fiscalmente a carico sia non fiscalmente a carico. Quali sono? Il coniuge, i figli, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, i generi e le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle, quindi la platea è abbastanza ampia. Il conto sociale sarà costituito da una quota fissa annuale che sarà versata appositamente dalla banca all'interno del conto individuale e da una parte variabile che dipenderà dai risultati ottenuti dalla singola azienda. Viene previsto che ai beneficiari del premio sociale per ragioni personali o familiari non potranno accedere alle prestazioni messe a disposizione della generalità dei dipendenti una facoltà di recesso dal medesimo strumento mediante una semplice comunicazione scritta. In questo caso ciascuna banca interessata riconoscerà ai beneficiari recedenti uno specifico importo monetario,
quindi nulla andrà perso, sotto forma di una tantum, per valorizzare in diverso modo la partecipazione dei dipendenti ai risultati aziendali. Ovviamente il sistema è stato costruito, di questo ve ne parlerò immediatamente dopo, in modo che le somme che confluiranno nel conto sociale saranno esenti sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista previdenziale, generando così un duplice vantaggio: da una parte un vantaggio per le aziende e dall'altra un vantaggio per i dipendenti, che a parità di costo per l'azienda potranno usufruire dei servizi che vi dicevo prima per degli importi più elevati rispetto a quelli ai quali potrebbero accedere direttamente se questi soldi venissero messi in busta paga. Fondamentalmente dovrebbero essere tassati e sottoposti a contribuzione. Fatta questo breve accenno su che cos'è che stiamo cercando di mettere in piedi, io volevo parlarvi adesso un attimo di quelle che sono che è stato l'iter sindacale, insomma, per arrivare al risultato al quale stiamo cercando di giungere. Allora, innanzitutto c'è una foresta di norme fiscali che è a dir poco buia. Il TUIR, che sono poche disposizioni normative, in realtà non è esaustivo di quella che è la disciplina, che qualche relatore ci dirà dopo, che in realtà trova forma all'interno di diverse circolari dell'Agenzia delle Entrate, non note ai più, e quindi insomma si brancola davvero nel buio. Tant'è vero che abbiamo scritto il regolamento sul welfare più di una volta, perché l'abbiamo scritto, ci siamo resi conto che in realtà non era normativamente sostenibile, perché ci sono delle zone di confine che sono molto buie, che sono molto insidiose, perché l'Agenzia delle Entrate non si è pronunciata fino in fondo su questi strumenti di welfare che ci sono in giro, perché stiamo aspettando ancora degli interpelli, delle risposte ad interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, abbiamo dovuto scrivere il regolamento più volte per arrivare all'ultima versione. A questo si aggiunge che questo lavoro si inserisce all'interno di un contesto di relazioni sindacali non proprio dei più semplici, perché è un contesto fatto di forte distanza e di contrasto tra le parti sociali, che devo dire all'interno soprattutto del credito cooperativo è molto insolito, perché c'è sempre stata una forte collaborazione, tant'è vero che poi insomma da dare a Cesare quel che è di Cesare. Questo strumento che stiamo mettendo in piedi è anche stato voluto fortemente dalle organizzazioni sindacali. Il contesto sindacale in cui ci muoviamo è quello che vede le parti sociali a livello nazionale su delle distanze che non si erano mai registrate fino ad oggi. Cioè, la parte datoriale che cerca una riduzione dei costi e un maggiore efficientamento dei processi, e le organizzazioni sindacali dall'altra parte, che cercano di mantenere la tutela dei lavoratori. Non si tratta da nessuna parte di essere buoni o cattivi, ci sono delle esigenze a cui si sta cercando in diverso modo e secondo i diversi approcci di rispondere a livello nazionale, a livello regionale. Ecco che il nostro arricchimento del welfare aziendale si viene a contestualizzare in un sistema che vorrebbe delle riduzioni di costo ed un maggiore efficientamento. Allora, magari questo può sembrare schizofrenico, no? Dice, ma come, da una parte cercate di ridurre i costi, dall'altra introducete degli strumenti di welfare. In realtà le ragioni sono diverse, adesso in una breve riflessione insomma cercheremo di affrontarle insieme. In prima battuta, il welfare è il modo per aumentare la partecipazione, il benessere organizzativo
con i costi minimi possibili. Quindi il welfare è lo strumento, diciamo, che costa di meno e che probabilmente produce un risultato di benessere sociale all'interno dell'azienda maggiore rispetto ad una semplice erogazione in busta paga. Ma vado alla riflessione insomma finale. Ho tutto questo strumento è solo un modo per pagare meno tasse al fisco, solo questo. Oppure può essere, come vi dicevo, l'opportunità per prendersi cura delle persone che vivono nell'impresa e stimolare all'interno dell'azienda e tra le parti coinvolte quel rapporto di reciprocità e di mutuo vantaggio di cui parlava anche il professor Zamagni questa mattina. Ecco, io sono convinto che sia proprio questo meccanismo di mutuo vantaggio e di reciprocità che può più di ogni altra leva portare ad una ripresa al patto sociale tra datori e lavoratori e a un rilancio della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori dell'impresa e dell'impresa nella vita dei lavoratori, quindi innescare quel circolo virtuoso in cui ciascuna parte si prende cura dell'altra parte coinvolta all'interno dell'azienda al fine di raggiungere un obiettivo comune. Vorrei dire, questo lo dico anche ai sindacati che sono presenti in aula, che solo se riusciremo a far percepire alle persone questo significato del lavoro fatto insieme, potremmo sperare che il sistema che stiamo mettendo in piedi porti ad un maggior contributo dei colleghi alla vita e allo sviluppo delle banche di credito cooperativo. Diversamente potrebbe essere visto soltanto come uno strumento assistenziale che oggi, vabbè, se ne parla, domani è un diritto acquisito di cui lo diamo per scontato, anzi guai se ce lo togli. Io probabilmente prima dei tempi previsti, ma adesso parlerò più piano per arrivare alla fine, in questo periodo mi viene in mente spesso una storiella raccontata da uno scrittore inglese che tutti conoscerete, che è Chesterton, il quale amava i paradossi e diceva che il paradosso è un individuo che cammina a testa in giù per essere notato. La storiella è questa. Allora, dice Chesterton, c'era una volta un esploratore inglese che si trovò circondato da cannibali e doveva decidere se provare a sfondare il muro di uomini che lo circondava, rischiando così la vita, oppure rimanerci dentro, sperando di non essere mangiato. Decise di non rischiare la vita e di rimanere nel cerchio dei cannibali. E così fu mangiato. Morale della storia, dice Chesterton, è paradossale, ma talvolta bisogna rischiare la vita per rimanere vivi. Allora, qual è la conseguenza di questa storia? Oppure, ecco, mi sono segnato, cosa ci può insegnare? Ci insegna che talvolta bisogna osare, anche e soprattutto quando le condizioni economiche ed ambientali sembrano avverse. Ed è quello che stiamo cercando di fare insieme ai nostri sindacati, soprattutto nel contesto socio-economico in cui il nostro piccolo tentativo di rilancio di quella reciprocità e di quel mutuo di quello scambio, insomma, di mutualità, di mutuo vantaggio in cui si inserisce, cerchiamo di fare nel credito cooperativo Emiliano Romagnolo in questo momento. Grazie dell'attenzione. Grazie.